Eccoci, buonasera. Che giornatina. Tutto bene, siamo ancora qui e stiamo ancora aspettando GLS con la consegna di Moda Scrap. Ma GLS non credo che passerà più a quest'ora, però lo scoprirete con me perché una volta finito il video chiudo, quindi vediamo. Vi aspetto, intanto ho collettato un po' delle novità qui vicino. Poi vi faccio vedere il muro dei Doodle, poi vi faccio vedere le carte singole di Doodlebug. Oggi sono arrivate un po' di cose. Buonasera, ben arrivati. Una giornata pesantissima. Ho un mal di testa qui dietro che spinge tantissimo. E va bene, passerà. Domani dormo un po' di più. Buonasera. Eccoci, intanto mi è appena arrivata la notifica che hanno spedito il bottalico, 7 colli, che arriveranno a questo punto immagino lunedì insieme ai 2 colli di Moda Scrap, insieme a degli ordini da un distributore americano anche. Sì, sarà una giornatina interessante. E io ho lanciato la promo perché il sito mi ha lasciato la promo al 50. Buonasera, tutto bene? Sta venendo caldo, aspettate che apro aspettare queste cose qui. Viene ad aiutarmi a fare gli ordini? Non credo perché, dunque, la settimana prossima, beh, no, quando c'è la fiera di Vicenza, giusto? Però immagino che sarà lì da metà settimana, non lo so, scusate, mi tolgo il cardigan perché fa caldo. Eh sì, il Botta ha un po' sbancato con questa collezione, scusatemi, voilà, ma la collezione era bellissima, quindi è bellissima, quindi insomma. E continuano ad arrivare ancora tanti ordini, quindi domani o dopodomani faccio ancora un recap di quello che eventualmente devo aggiungere. E Moda Scrap sono riuscita a spedire prima della data prevista, però poi GLS non ha collaborato. Questa però è sfiga. Questo è tutto merito mio, il mio karma. Noi siamo ancora aperti, ma io dubito che, insomma, che il corriere passi adesso. Però noi nel caso abbiamo la serranda su, ecco, può suonare, può sentirsi libero di consegnarci le cose, non che mi metta a smistarla adesso, però vabbè. Buonasera, ben arrivati. Ha del talento apprezzare i pad, guarda, lo metteremo alla prova. Buonasera, ben arrivati. Oggi sono arrivate tantissime cose. Doodlebug di Natale, bellissimo. Eco Park, Natale e non. Sono tornata alle platform di Temu, ne ho trovate solo 5, ma le ho prese perché sono ormai praticamente introvabili. Quindi, quando mi capita di adocchiarne qualcuna da qualche distributore, mi ci fiondo. Non sei riuscita? Ah, perché stavo apprezzando i pad allo stand. Benissimo. È tornata anche, sono pessima con il mio brand, è tornata anche la Tronchesina. Abbiamo cambiato modello perché il produttore non faceva più quella che avevamo portato. Le fustelle di Doodlebug sono già finite. Adesso guardo se le posso mettere ordinabili e ve le sblocco. Stesso principio, punta sottile. Per poter tagliare i tab che uniscono le fustelle, alcuni brand hanno ancora le fustelle, non hanno ancora, hanno le fustelle unite, i piccoli pezzi sono uniti dei piccoli filamenti di metallo che io un tempo tagliavo con le forbici di Timolz e non va bene. Adesso controlliamo se le fustelline di Doodlebug sono ancora ordinabili. Voilà, vediamo. Queste hanno lo stesso una punta fine con un becco fine, quindi dovrebbe essere assolutamente fattibile. Allora, vediamo un po' le fustelline di Doodlebug. Doodlebug si chiama la collezione Gingerbread Kisses. Ho quasi finito il progettone a cui sto lavorando. Mi sta prosciugando questa cosa, però speriamo che ne valga la pena, che vi piaccia. Ho quasi finito. Poi mandiamo in produzione e vediamo come va. Spero tanto tanto che mi piaccia, perché se no. Quest'anno i ginger tanta roba, tanta tanta roba. Io sto ancora aspettando che arrivino di nuovo i gingerbread della Spellbinders per poterli provare. Tagliata la mano, qua ho una reazione allergica. Ho uno sfogo, non so qua se è questo, se no qua ho un taglietto, ma sul progetto non posso spoilerare niente.
Perché non funziona questo sito, tra l'altro, per dirmi se posso ordinare o no le fustelle. Non posso spoilerare niente, però è una roba che ha richiesto una mole di lavoro immensa mia e anche di una serie di persone che ho fagocitato all'interno di questo progettino. Quindi, vediamo. Ha a che fare con la carta. Vi piace come spoiler? E qui si è aggiornato, ma non mi ha cercato le cose della Doodlebug. Aspettate che guardiamo. Li aspetto anch'io, Silvia, solo che i miei li lascio sempre indietro, quindi non riesco mai a tenermi. È una vita triste, è una triste vita, tristissima. Con questo ordine che sto aspettando con i miei primari non ne ho ordinati parecchi, quindi insomma spero. Così molestate anche loro. Credo che non si faranno, come dire, artefici dello spoilerare, dello spoilermento di questa cosa qui. L'agenda l'abbiamo già spoilerata ed è il nuovo gadget ed è qua. C'è il nuovo gadget della Fidelity Plus, devo ancora fare quello per la Basic. E questa è semplicemente in viaggio, in nave, e quindi arriverà per fine novembre, inizio dicembre, ma questo. Allora, fatemi vedere se della Peppermint, della Gingerbread Kisses abbiamo, non ce li abbiamo, allora aspettate che facciamo in un altro modo, che così tranquillizzo. Dello spoileraggio, grazie Giada, sono un po' stanca, ve l'ho detto con mal di testa, giornata oggi terrificante, non so se mi fido. Allora, vediamo se le due fustelline sono ordinabili. Ah, però qui c'è ancora solo, devo ordinarle da Doodlebug, perché dai distributori forse non ci sono ancora. Fatemi vedere. Ah, eccoli qua. Dunque, sì, ci sono ancora. Allora, aspettate che le incarrello e ve le sblocco. Così. Vespa, draghetto. La Vespa è una cosa che però posso quasi quasi pensare di fare da sola, il draghetto no. E quindi ho bisogno di aiuto, ho già interpellato. Allora, questa è la fustellina e l'altra... questa. Allora, ve le metto ordinabili le fustelline di Doodlebug. Allora, permettere ma avvertire... La Vespa secondo me ce la posso fare anche da sola, il draghetto assolutamente no. Absolutely not. Abbiamo già interpellato Daria, ce l'abbiamo già preallertata, pora donna. Anzi, le avevo detto che oggi le avrei mandato il file e non sono riuscita a farcela, mi sono dimenticata. E vabbè, si sente vagamente chiamata in causa. Allora, dunque, posto che oggi sarebbe dovuta arrivare Modescrap e non è ancora arrivata, e dubito che, insomma, al tramonto delle 17.50 GLS ci consegni ancora i nostri scatoloni, arriverà lunedì insieme a Tommaso e insieme a un paio d'ordini di un distributore, quindi lunedì sarà una giornatina interessante. Questa è la maglia che mi ha regalato Silvia, Clelia, mother, dov'è? Nata dalla tempesta, madre di gatti, spatasciatrice di nuvo. È perfetta. Quindi, cos'altro? Dunque, oggi sono arrivate un sacco di cose. È arrivata la collezione di Natale di Doodlebug, che aspettavano da un po', che è bellissima, è estremamente Doodlebug ed è molto 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 carina. Oggi speravo di riuscire almeno a fare questo durante il live, ma poi ho veramente troppo mal di testa, non ce la posso fare. E, tra l'altro, Marianna forse mi ha scritto che non sono scontati i prezzi nei link che vi ho mandato dei brand. Ovviamente quello che vedete è tutto ciò che c'è del brand, ma quello che è in sconto è solo il vecchio, quindi dovete scorrere i prodotti fino ad arrivare a quelli in sconto, perché quelli più recenti chiaramente non lo sono. La release di Tommaso è bellissima, sì, non vedo l'ora che arrivino. Quello finirà direttamente nel mio December Daily, le carte tutte, molto 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 bella. Sono curiosa di provare anche la magnolia. Non è la magnolia, forse il fiore. Adesso mi togli i prodotti bottali, come tanto li hanno già spediti. Aspettate che guardo. Mal di testa oggi è una roba fulminante. Sono andata a fare la spesa, pensavo che un po' mi aiutasse a prendere aria. No. Allora, com'è che si chiama questo fiore qui, la magnolia? Forse non è la magnolia.
se non sono scontate, se, ma non, il vecchio che intendo è quando sono arrivate da noi. È giusto ciò che vedete scontato ed è giusto ciò che non vedete scontato. Quindi la selezione di prodotti è stata fatta con una serie di filtri sul sito e sono corretti. Quindi se non sono scontati è perché non devono essere scontati. Perché abbiamo ragionato su una serie di filtri che abbiamo impostato direttamente dal nostro database. Quindi non vi preoccupate, non ci sono errori in merito. Ecco, ciò che vedete scontato è scontato, ciò che non vedete scontato non lo è, semplicemente. E aspettate che adesso non so più che fiore è questo qua. È la magnolia, sì, è la magnolia, ok, che mi sembra così bella. Poi cos'altro? Dunque, sono uscite una serie di collezioni di Eco Park di Natale, poi ne è uscita una tema matrimonio, una tema home, ho preso un po' di tutto. Vi dicevo la platform di Tim. Ah, qualcuno mi sta chiedendo per la Glue Press. La Glue Press di My Sweet Petunia è esaurita. Mi hanno detto che tornavano intorno a dicembre, quindi sto tenendo d'occhio. Claudia, abbiamo fatto un'altra selezione, non ti preoccupare. Se non sono in sconto è perché abbiamo deciso che quella parte lì non va in sconto. Abbiamo fatto proprio dei filtri da database che mi ha fatto direttamente il tecnico. Quindi se qualcosa non lo vedete in sconto è perché abbiamo deciso che con questa mandata di sconti non sarebbe stato in sconto. Semplicemente questo. Solo questo, non vi preoccupate. Allora, cos'altro vi racconto? Dunque, vi faccio vedere le cose arrivate. Questo qui, niente di che, niente di nuovo all'orizzonte. Niente di nuovo all'orizzonte. Le carte singole della Doodlebug le ho qui dietro. Adesso poi ve le faccio vedere. Inizio. Ah, ma di questo ne ho presi due, bellina, perché mi ero dimenticata di averlo preso. Dicevo, non posso non far vedere questo. Non si possono utilizzare i punti sui prodotti scontati al 50 perché quello sconto lì non è cumulabile con nessun'altra promo. E non copre una serie di prodotti, Basil, ci sono tutta una serie di prodotti che anche se rientrano tra virgolette tra i vecchi non vanno in sconto comunque. Se usate i punti vi si annulla lo sconto del 50. Fateci attenzione. Allora, vi faccio vedere questo che tanto ne ho presi due. Questo qui è lo Shadow Box Kit. Io vorrei farvi notare che qui ci sono i misurini americani, che sono bellissimi. Cioè, ricordo che i primi misurini americani che ho avuto li ho fatti arrivare dagli Stati Uniti, mi sono costati uno sproposito di soldi. Se li usi, ti annulla lo sconto sugli altri prodotti. Funziona proprio così, Silvia. Devi fare due carrelli differenti se vuoi usare i punti, anche solo su una parte dei prodotti che hai nel carrello. Oppure li tieni per un altro carrello. Dicevo, questi misurini io ricordo che i primi li ho pagati non so più quanto perché li ho fatti arrivare direttamente dagli Stati Uniti, una cosa mai più finita perché non si trovavano da nessuna parte. E credo poi di averli smarriti in un trasloco. Penso. Vabbè. Poi il pad di carte. È molto Doodlebug, ma è molto bella. Non ci sono Yeti, ma glielo perdono perché ci sono veramente tanti gingerbread ed è bellissima. C'è il kit grande. Il 12 per il 6x6 piccolino e l'Essential ha queste sei carte qui e questi abbellimenti, che questi bottoni a forma di gingerbread non li avevo mai visti, sono bellissimi. Comunque devo venderli, non me li posso tenere tutti. Ok, vi faccio ancora vedere di Doodlebug qua. Opla. Allora, che cos'è? A me i puffy stickers della Doodlebug piacciono un sacco, ma guardate che belli, tutti in fila, tutti ordinati, probabilmente è vergine la persona che li dispone, però sono bellissimi. Cioè, guardate questa fila qui. Poi ci sono gli sticker normali, il 6x12, tra l'altro super coordinabile anche con pezzi della collezione dello scorso anno, se ne avete ancora. O se volete aggiungere qualcosa, questi sono i tre foglietti di stickers. E poi qui c'è il timbrino. Poi le fustelline che sono già esaurite, ma non ho fatto gli ordini, quindi sono ancora fisicamente qui, sono queste. Tra l'altro qualcuno mi chiedeva la misura di queste, è circa 9x8 più o meno centimetri. C'è un gingerino bellissimo. Tra l'altro ce ne sono due. C'è una forma, beh, andrebbero provati, chi lo sa se mi tornano. E l'altra fustellina è questa qui con la tazza, guardate che bellina. E qui c'è un altro gingerino. Questa della tazza mi piacerebbe tantissimo provarla. Poi Odds and Ends sono 139 pezzi, sono tantissimi.
Poi ci sono i chit-chat. Bisognerebbe fare la versione dell'albumino a casetta con questa collezione qua. Verrebbe una meraviglia, secondo me. E i bits and pieces. Eccoli qua. Dove ci sono tag, tab e via andare. Ok, e poi ci sono tutti i doodle pop che adesso vi porto a vedere. Accendo solo la luce, così vi porto a vederli. Non è questa, questa. Allora, sulla strada dei Doodle Pop ci fermiamo per vedere le carte singole. La tazza forse è un filino più piccina. Aspettate che giro qua. Dove le ho messe? Qua. Allora, queste sono le carte singole per darvi un'idea del mood. Il mood è molto gingerbreadoso e quindi ovviamente incontra assolutamente il mio assoluto amore più sviscerato. Le ho messe ordinabili le due fustelline, le ho messe ordinabili poco fa nel live, quindi se non le vedi ordinabili probabilmente aggiorna perché è una questione di cache, ma le ho messe ordinabili perché le ho incarrellate durante il live da un distributore. Belline le lucine. Belle. Poi vabbè, a me questa palette di colori comunque piace sempre tanto. Qui ci sono. Oh, che bello questo qui alla finestra! Non l'avevo visto. Questo servirà per la casetta, è meraviglioso. E poi ci sono 24 finestrelle. No, vabbè, è bellissimo. Le ho inserite sullo scaffale al super volo, sempre perché pensavo arrivasse anche Modo Scrap e poi non è arrivata. Voilà. E non le ho guardate benissimo, gravissimo. Ci sono le tesserine. Guardate, Babbo Natale sul camioncino. Sul food truck. Geni. Voilà. Rosa. Poi qui abbiamo un altro po' di gingerbread. Poi ci saranno le tag. Queste sono, e questo è il foglietto di tag. Cerchiamo di inserirle. Sì, di solito questa è l'ultima. Potete vedere che le ho messe in ordine sbagliato. 8330, no, 8331. E questa è l'ultima. Allora, andiamo verso il muro dei Doodle Pop che è poco qua più avanti. E li abbiamo sistemati un po' in alto, ma sono tutti qui. La tazza. La casetta che è quella praticamente della fustella. Io vorrei fermarmi un attimo sulla genialità. Cioè, questa è una teglia con i biscotti. Io amo. Amo tantissimo. Il gingerbreadino shaker, che è un amore. Il Babbo Natale. Questo non è di Natale, neanche questo. Questo è di Natale. Questo è un altro shaker pop. L'alberello. Poi questo direi di no, questo direi di no, aspettate perché ce ne sono altri, devono essere questi, aspettate che la classe in ginocchia, poi se non riesco più ad alzarmi ne riparliamo. Candy cane e caramelle, candy cane, i gingerbread e le peppermint, dovrebbero essere questi, poi qui c'è ancora qualcosa di Halloween, vabbè ci sono ancora anche alcune cose più vecchie di Natale. Si è svuotato molto con i saldi, ma era proprio l'idea quella, no? Di fare un po' di spazio perché non ci stiamo più. Ce ne sono ancora tipo tre, quindi potrebbe voler dire che uno potrei forse tenermelo. Così, lo dico per un'amica. Adesso giro la fotocamera e torniamo al tavolo. Io sono super spettinata, ma dà l'idea della giornatina intensa che è stata oggi. Allora, adesso spengo questa luce qua perché mi dà fastidio. No, questa. Sì, perché comunque dopo soli 40 anni non ho ancora imparato bene i comandi delle luci, non mi dite niente. Allora, vi faccio vedere. Ah, innanzitutto vi faccio vedere questi di Simon Harley, che sono dei gigli. E questo timbro è composto praticamente da tre parti, quindi voi potete staccare uno, due e usare anche questo come riempitivo a parte. Sapete che lui fa spesso questo genere di timbri e sono molto bellini. Vi faccio vedere le carte di
Eco Park e Cartabella, e poi mi sposto dove ci sono gli abbellimenti. Allora, due collezioni di Natale, questa è la Winter Time, sono palette molto classiche, sono sempre belle. E questo è il suo Basic. E poi c'è quella che si chiama Winterland, che ha del rosa e ha dei plaid bellissimi. Anche qui ci sono dei plaid bellissimi. Non si può scegliere. E c'è anche qui il suo foglio, il suo pack di Basic, coordinate, e ci sono i paddini piccoli. Quindi i paddini piccoli sono questi, il Winter Wonderland, e ne ho dimenticato uno, vero? Ho dimenticato quello... Ah, è qua. Questo. È sempre la direzione del rubinetto, meno male. Sono solo 40 anni che c'è questo, che siamo in questo negozio, ma ormai in realtà 42. E va bene, i primi anni in cui ero piccina picciola non ci arrivavo, ma adesso... Vabbè, adesso poi vi faccio vedere gli abbellimenti. Le altre due collezioni che ci sono Wedding Bells, la collezione a tema matrimonio. Anche questa è una palette estremamente elegante, molto tipica di Cartabella Eco Park, ma che a me piace sempre molto. E questo è il suo Basic. E ho dimenticato il kit di carte dell'altra collezione, della Home. Good to be Home, dopo ve la faccio vedere. Però la palette è questa. Bella, molto. Adesso vi faccio vedere gli abbellimenti, che poi mettiamo a posto in un altro momento. Allora, ho occupato totalmente il tavolo di Lisa, quindi ora iniziamo. Allora, iniziamo. Se riusciamo a girare la fotocamera, iniziamo. Allora, hanno introdotto un nuovo tipo di appiccichino, Titles and Frames and Phrases. Titoli e frasette, che comunque non fanno mai male, anzi... Poi, frames and tags, le ho divise per collezione, e poi dovrebbe esserci, ecco qua, l'effemera, questa è della collezione Winter Time, e della Winter Time, ci sono i frames and tags, ed effemera, ci sono gli enamel dots, e ci sono qua i chipboard. Vabbè. Poi, la collezione Winterland, titles and phrases, che sono sempre molto utili. Effemera, eccoli qua, sono molto grandi, loro effemera vanno bene in album grandi secondo me. Frames and tags, eccoli qua. E poi ci saranno anche gli, forse ho dimenticato gli enamel di questi, stencil del muro, che male non fa mai perché non ce ne sono mai abbastanza, fiocchi di neve, muro e nevicata. E questi sono i chipboard accent della Winterland, e forse ho dimenticato i frames, forse non c'erano, no, sono tutti accents. Ok, poi collezione matrimonio, title and phrases, eccoli qua. Poi effemera, la palette è bellissima, gli enamel, frames and tags. Poi, questa è la collezione invece Home. Vediamo un secondo qua, quella del matrimonio, che ci sono ancora i chipper della stessa collezione. Poi, la collezione Good to be Home, che poi vi faccio vedere, vado a prendere il pad di carte. Ah, sempre i title and phrases. Poi, frames and tags. Dovrebbero esserci anche gli effemera. O forse li ho persi. Intanto vi faccio vedere il resto. I brats. I puffy stickers, bellissimi, e il blocchetto di stickers, che è un blocchetto di 16 pagine, che non posso aprire perché è chiuso con l'adesivo, però ha dietro tutti questi. E adesso andiamo a cercare il pad di carte insieme, che così, qui è tutto buio, ma non vi preoccupate perché quando posso tengo tutte le luci spente. Allora, fatemi vedere un attimo dov'è il pad di carte di CB Home, è qua. Adesso lo portiamo in là così ve lo faccio vedere. Lì c'è il tavolo super ingombro, domani giuro che lo sgombro per fare il video. Eccoci qua. Questa è la collezione Good to be Home. L'aspettavo questa collezione, loro ne fanno sempre una un po' a tema casa,
Quest'anno hanno cambiato un pochino la palette, ma è molto bella, hanno inserito dei colori più caldi, di solito aveva dei colori un po' di quella del matrimonio, non so se avete presente, mi viene in mente anche la Coffee and Friends, con una avevo fatto un album, per un binder per il ringraziamento, insomma. Sono belle, sono sempre belle, questi fiori sono sempre bellissimi. Qui dentro ci sono i 12 fogli e gli stickers. Scusate. Ok, poi vi faccio vedere ancora le cose di impronte rimaste. Ah, allora, i timbri della Woodwork, che forse non vi avevo fatto vedere perché eravamo presi, sono bellissimi. Questi anche per le ATC, guardate che belli. Cioè, sono stupendi, adesso sto cercando di recuperare quello che ho esaurito subito. Così. E queste sono le cose rimaste di impronte. Scusatemi, o quantomeno sono qui perché non abbiamo ancora lavorato gli ordini a cui appartengono se dovessero risultare esaurite. Alcune cose ve le ho messe ordinabili perché le sto riordinando mano a mano che finiscono. Qui poi c'è la scatolina, qui dietro c'è il tag con la tag e il segnalibro, fiocchi di neve, queste ve le avevo fatte vedere, le abbiamo messe tutte insieme adesso. Queste sono la striscia con le cosette. A posto, il village border. Ok, più o meno credo di avervi fatto vedere tutto. Quindi ci prepariamo per la prossima settimana, a questo punto con lo smistamento dei preordini di Moda Scrap e di Tommaso Ensemble, con l'arrivo di qualche reintegro da parte dei distributori americani, sicuramente arriverà ancora qualcosa che beh, dovrà partire Spellbinders, i due ordini che ho in attesa, e poi vediamo, qui è tutto un divenire praticamente, ma ormai a questo siete abituati, no? Allora, questo weekend, quindi, con gli ordini potrete avere sempre in omaggio il volantino col tutorial stampato, il project sheet, che so che vi sta piacendo tanto, sono molto contenta. Avete con qualsiasi ordine la matita, mi raccomando, la matita è un pop-up, quindi se avete i pop-up disabilitati non la vedete, ma quando arrivate nel carrello si genera sempre il pop-up che vi chiede se volete aggiungere l'omaggio al carrello. I miei add-on dovrebbero spedirli lunedì o martedì. Una cosa del genere, perché questa settimana in Cina sono stati quasi tutti chiusi per una festività e quindi in realtà ci sono stati un po' di rallentamenti, per quello dicevo che sarebbero arrivati dopo la prima settimana di ottobre, secondo me per la fine della settimana al massimo li abbiamo. Cos'altro sto? Chi lo sa, mi sono persa, vi stavo dicendo altro, ma mi sono persa via. Chi lo sa che cos'altro che vi stavo dicendo? Boh. Vabbè. Gli add-on del trattore. Ma come basta poco per sviare l'attenzione e assolutamente perdersi. In tutto ciò sono le 18:10, io dubito che arriverà ancora qualsivoglia corriere. Fatemi controllare se hanno per caso scritto che non ci hanno trovato, che non è possibile. Non c'è scritto proprio niente. Lo so, mi sta dando però fastidissimo. Parlare della matita. Della matita. Ah, sì. Nella promozione del weekend mi dicono dalla regia, matita, matita, matita. Tutorial gratuito e c'è lo sconto del 50% su una selezione dei prodotti più vecchi. Più o meno vi ho dato la pagina che era la 51, dove iniziano a esserci alcuni dei prodotti scontati. Scorrendo in giù li trovate. Vi ho dato anche una serie di link di brand. Su questi non tutti i prodotti sono scontati una selezione dei più vecchi. Abbiamo filtrato il database con una serie di filtri per delle caratteristiche, date, insomma, abbiamo fatto una roba piuttosto complessa. Credo che il tecnico mi abbia odiato abbastanza per tutte le richieste che gli ho fatto, però trovate una selezione di prodotti scontati che è molto ampia. Ci sono più prodotti rispetto a quella che abbiamo fatto ad agosto. Stiamo continuando a fare spazio, stringere per fare spazio alle cose nuove perché non ci stiamo più. Domani cosa si farà? Allora, domani, allora, tra domani e domenica vorrei fare il My 12 Days di settembre, prima di rimanere totalmente in ritardo, e magari se lo faccio domani, beh, adesso vediamo quando farlo. Potrei unirci insieme lo yoga degli appiccichini, la car per tutto l'anno, che così comunque ne chiudo insieme un paio. Mi piacerebbe provare qualcosa di Spellbinders o della coppia creativa che ho qui.
Quindi potrebbe essere una card, magari quella delle tazze, mi piacerebbe tantissimo provare il cagnolino di Tina che è bellissimo. Volevo provare il page kit della Spice di Fortinet Market e mi sono resa conto che è finito, quindi adesso l'ho riordinato. E vediamo, mi scelgo cose un pochino più semplici perché sono un po' cottarella in questi giorni, però mi piacerebbe provare quelle due fustelle e poi magari facciamo uno dei progetti dei Tails, cosa ne dite? Adesso ci sono le cose nuove di Doodlebug che sono nuove, nuove, nuove. Magari vediamo se rimane qualcosa in settimana. Riusciamo. Lo so, mi dà veramente fastidio, però ho qui il gentle in beta. Adesso mi ci faccio la doccia. Fa tutto, 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 tutto. Che ti devo dire? E che mi perdo, non mi ricordo più le cose. Cosa dobbiamo fare? Spero che capiti anche a voi. Spero di non essere la sola in questo brain fog. Quindi. L'iniziativa del weekend, che questa volta in realtà è una promo vera e propria, è un po' uno svuota scaffali del più vecchio. So che sono tante pagine, ma credetemi che nei momenti liberi vado ad eliminare i prodotti esauriti che metto in bozze di modo che non vi rallentino la navigazione del sito quando ci sono questi eventi, per cui bisogna andare a scandagliare tutte le pagine più vecchie. E so che qualcuno ha già delle liste, delle wishlist super pronte, super performanti, perché appena lanciata la promo sono arrivati una serie di ordini in blocco tutti insieme, che ho detto, oh, ce l'avevano già tutti nel carrello e sono già state così fortunate, se no. Però non vi preoccupate, avete tempo fino a domenica notte. E la fustellina omaggio ovviamente rimane sempre con l'ordine dei 45 euro in su. E noi ci aggiorniamo domani. Domani non lavorerò gli ordini, cercherò insomma di non guardare le mail. Ho qualche lavoro da recuperare visto il progettone che mi sta portando via un sacco di tempo, ma prima o poi inizierò a spoilerarvi qualcosa. Ci vediamo per le 14 per il video. Decido adesso che cosa fare. Tu hai una lista apposita, ma credo in tante perché appena lanciata la promo, 10 minuti, frum, sono arrivati un tot di ordini con i prodotti scontati. Quindi ci sta, beh, è per quello che esistono le wishlist, no? Cioè, infatti l'ho scritto anche nella newsletter, è ora di mettere mano alle wishlist. Ci vediamo domani, magari vi scrivo poi sul gruppo che cosa avete voglia di fare, ma indicativamente pensavo di fare queste cose qui, salvo insomma cambiamenti. Ripeto, è ritornata la tronchesina, che è un'altra, però ha sempre le stesse caratteristiche, quindi la punta fine, di modo da poter tagliare le fustelle che sono ancora tutte collegate tra di loro, senza usare le forbici di Tmall's. Creative di wishlist per te. Perché non eri organizzata con una serie di wishlist, davvero? Braguti? Sei seria? Non si fa. Allora, io per ora vi lascio, metto a posto tutto quello che ho tirato fuori per farvi vedere. Ci sono tantissime novità sul sito che trovate nella home cliccando sulla sezione novità e ci sono tantissimi articoli in offerta. Se cliccate nel link dalla pagina 51 in poi, se volete scorrere velocemente nell'URL della pagina, potete andare a sostituire il numero della pagina e quindi andare magari avanti di 10 pagine, 12 pagine, così via. È un trucchetto che funziona, basta semplicemente modificare la stringa dell'indirizzo web della pagina e purtroppo non c'è un modo più veloce. Le scorciatoie sono i brand, ma non vi stupite se nel momento in cui vedete aprite il link del brand, i primi prodotti non saranno scontati perché la selezione di prodotti va comunque a pescare nel vecchio, quindi dovete semplicemente scorrere. Alcuni invece sono finiti già nell'outlet, quindi sono più scontati del 50%, ma quello poi lo vedrete segnalato a lato. Io per ora vi saluto, vi ringrazio e buono shopping. Ciao ciao.